ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi, ragazzi, è finita la stagione, ragazzi. Che cosa vuol dire? Che cosa vuole dire? Che andiamo a vedere subito il baule costruibile, ragazzi. Baule costruibile di Arena di Lega 251, le carte garantite. Potevo già aprirlo questa mattina appena mi sono svegliato, ma ho deciso di farlo insieme a voi. Quindi portatemi fortuna e soffio magico, speriamo nella strega nera. Andiamo ad aprire il baule costruibile subito così. Solo 4 mandate, 3131 gold, ragazzi, 46.000 spaccati. Avanti con la scelta, 60 luridi cavernicoli o 60 frecce. Non uso nessuna delle due, ma prendo i luridi cavernicoli perché almeno li vai a donare. Seconda mandata, 11 goblin cerbottanieri e 11 torre bombarde. Prendiamo i goblin cerbottanieri, 221 su 200. Vediamo, penultima chance. Beh, qua è molto molto facile, 65 fireball o 65 fornaci. Andiamo a prenderci la fireball, ragazzi. Manca l'ultima, ma purtroppo credo arriveranno le epiche. Vediamo, e infatti è così. Beh, 15 scheletroni giga o 15 mongolfiere. Vado a prendermi i 15 scheletroni giga che posso potenziare a livello 4. Questo è stato il baule costruibile di Lega 2. Peccato non sia arrivata neanche una leggendaria, ma sono contento di averlo aperto insieme a voi. Quindi andiamo subito a richiedere le carte, i nostri bellissimi O'Grider, che sono qui quasi quasi arrivati a 500 unità, 4000 i trofei ovviamente, perché stiamo ripartendo con la stagione. Facciamo 2-3 partitine assieme e facciamo anche il chest opening. Quindi siamo contro Harold Legion, anche lui 4000 trofei, anche lui livello 11. Buona fortuna anche a te, my friends. Apriamo subito col suino, vediamo un po' cosa va a fare. Vediamo come lo decide di fermare con un mago di ghiaccio e una Valchiria al 10, ragazzi. Wow, c'ha la Valchiriozza al 10 questo qua. Quindi noi gli mettiamo degli scheletrini easy. Andiamo a palla fuocare proprio in questo momento. Bene così. Le sue truppe moschettiere dovrebbe eliminare la Valchiria e danneggiare anche la... Wow, mi va a congelare il Moskevich, ragazzi. Con la sua mongolfiera danneggia in maniera veramente incredibile e pesante la mia torre. O'Grider va contro tre goblettini. Vediamo un pochettino se riusciamo a salvare il Moskevich. Ci mettiamo davanti il golem del ghiaccio. Moschettiere si fa i goblin. Intanto la mia torre è bella che è andata. Vediamo cosa decide di giocare. Lui gioca un dragone, ma il Moskevich si ferma sul ponte e riesce a danneggiarlo praticamente totalmente. 1656 la sua in alto a destra, è già andata la mia. Proviamo ad aprire con un mini pekka e degli scheletrini, vediamo come decide di rispondere lui. Dovrebbe mettere una Valchiria o un mago. Mette i luridi, ragazzi, mette i luridi. Andiamo a sparare la palla di fuoco che colpisce un lurido, ma danneggia anche la torre. Li lasciamo entrare, li lasciamo entrare senza preoccuparci. Lui ha la gelo, la mongolfiera. Io gli riapro con l'O'Grider. Sì sì, moschettiere dovrebbe prendere la mongolfiera. No, ragazzi, perdiamo la torre. No, ragazzi, perdiamo la torre ancora, purtroppo. Mamma mia, che casino. Mamma mia, che casino. È andata anche la seconda, ragazzi. È andata anche la seconda. Ho sbagliato a piazzare il moschino, ma lo sappiamo tutti che è difficile giocare all'inizio delle nuove leghe. Intanto ce l'ha la mongolfiera che mi sta distruggendo praticamente tutto. E credo proprio che sia finita così la partita. La sua mongolfiera a livello 6 devasta completamente il mio castellone centrale. Grazie Harold per la bellissima partita. Quindi anche a te pollicione in su, amico mio. E vediamo subito subito. Questa era la prima, ragazzi. Questa era la prima di rodaggio. Vediamo subito la seconda partita, di andare dentro un pochettino più determinati e meno, come si dice, lisci, leggeri. Di nuovo Grider e Golem del Ghiaccio. Loro lui apre con una serie luridi cavernicoli, noi gli mettiamo gli scheletrini e facciamo partire il domatore di suini. Dovrebbero inseguirlo, bene che me lo vanno a inseguire, bene che me lo vanno a inseguire. Andiamo a zappare,
Ok, moschettiere dietro, lo glider sta danneggiando, 2270, la sua torre in alto a sinistra, anche lui gioca lo glider, aspettiamo un attimo e mettiamo giù il mini pecca, speriamo non tiri una palla di fuoco, no, va solamente con una zap, bene così, mini pecca davanti, proviamo a mettere davanti Yazaya, il golem del ghiaccio purtroppo entra in netto ritardo, mini pecca che tira dritto sulla torre, gli va a dare una legnata sola, pensavo due, ma c'è il Moschi ragazzi, il Moschi che anche, no, che viene colpito dagli spiriti del fuoco al 12, lo tirano via, 7 e 14, la sua torre là in alto, 2003 e 32 la mia, nuovamente, O'Grider davanti, siamo pronti ad accogliere, vediamo un po' cosa mette lui. Ancora i luri di cavernicoli, lasciamo che lo Grider dia il secondo colpo, gli lasci la torre a 16, lasciamo entrare i luri di bene così che tira un tronco abbastanza inutile, c'è il moschettiere, mettiamo il mini pecca così, se ne vanno a fare i giri per le campagne, intanto riparte il mini pecca, aspettiamo il suo mago di ghiaccio, no, sono gli scheletrini, li andiamo a zappare per evitare il peggio, dovrebbe metterlo adesso, il mago di ghiaccio, vediamo di... aspettare ancora un attimo, no, mette lo stregone elettrico invece. Ora noi gli mettiamo il golem del ghiaccio davanti, va bene così, e gli apriamo di là con O'Grider e scheletrini, dovrebbe giocare il mago a questo punto, no, gioca ancora, eccolo lì, mago e spiriti del ghiaccio e del fuoco, ma c'è il mago che ha dovuto colpire per due volte i miei scheletrini, l'O'Grider gli ha portato la torre a 1656, aspettiamo i luridi che dovrebbero arrivare da un momento all'altro, sembrerebbe invece ancora di no. C'è lo Grider, gli mettiamo ancora il moschino e anche il mini pecca, giusto per evitare troppi danni. Lui giocherà i luri di adesso, li lasciamo giocare senza problemi. Ancora invece gli scheletrini, andiamo a zapparli. Bene così, via libera per il mini pecca. Spreca anche gli spiriti del fuoco, gioca anche i luri. Io avevo 10 di mana da 20 minuti. Vediamo un pochettino. Sì, che i luridi vanno a inseguire lo Grider. Sì, che i luridi vanno a inseguire lo Grider. Aspettiamo ancora un attimo. Ancora un attimo, palla di fuoco, benissimo che va a prendere il suo domatore, gli mettiamo davanti anche un bel mini pecca, oltre al moschettiere riusciamo a dividere in modo che uno vada sugli scheletrini e l'altro vada sullo Grider, apriamo sulla destra con O'Grider e golem del ghiaccio, dovremmo aver vinto senza troppe difficoltà questa partita, O'Grider lasciato completamente da solo, andiamo a tirare anche una palla di fuoco, una scarica a caso, un tronco ancora più a caso e... wow, tiriamo giù addirittura anche il castello centrale, ragazzi, molto molto bene. Una l'abbiamo persa, una l'abbiamo vinta, ma è il momento di andare a fare il chest opening, ragazzi. Ma prima, eccola qua, ragazzi, la campanella, la conoscete, da attivare sul mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui video che carico e sugli streaming che faccio. Quindi, guarda quanta bella roba che abbiamo qua da aprire, facciamo partire il baule d'argento, andiamo con il primo di due omagelli, 93 di gold, un mini pecca, molto bene, 12 spiriti del fuoco, non ci fanno assolutamente schifo, secondo baule omaggio del chest di oggi, 95 di gold, 2 gemmine, una cura, sempre un piacere vedere la cura, e 12 luridi cavernicoli che non mi servono, sinceramente, ultimi tre bauli, i due argentini e l'orello, questo è il primo, 70 di gold, una rete da battaglia e 12 orde di sgherri ci portano al secondo argentino, 84 di gold, una lapide e 12 Tesla. Andiamo quindi ad aprire l'ultimo baule del chest di oggi, quello d'oro, 2,76 di gold, 5 goblin, 12 mortai, 20 orde di sgherri e chiudiamo con 4 torre bombardiera, niente di interessante. Ultima partita per oggi e poi vi saluto in modo da lasciarvi un po' anche voi fare le vostre cose. Siamo contro TX Deadpool dei Rise Company. Vediamo subito come poter aprire. Lui apre con uno Grider e un Goblin Cerbottaniere. Il mini pecca riesce a dare la prima lineata allo Grider, gli dà anche la seconda. Scarichiamo subito il nostro Grider a livello 10, purtroppo verrà congelato. Il grande peccato, ma noi non ci preoccupiamo, lasciamolo Grider, non sprechiamo neanche la palla di fuoco. E come vedete, ragazzi, il domatore di suini è veramente molto violento. Lui gioca un mini pecca, lo andiamo a deviare con il nostro golem del ghiaccio, golem che se ne va, così il mago di ghiaccio può... ah, invece colpisce la torre, pensavo colpisse il mio moschettiere, ma non abbiamo nessuna difficoltà con mini pecca e O'Grider.
andiamo a supportarli anche con un po' di scheletrini, vediamo cosa mette lui, anche con il tronco, per tirargli via proprio il Goblin Cerbottaniere. Bene che il mini Tecca tira la fucilata, ma c'è il moschettiere che va avanti a sparare. 4 e 12, 200, rimane a 200 la sua torre in alto a sinistra. Ci dice una bella giocata, lo ringraziamo. Proviamo a fargli la pushata o Grider, Golem del Ghiaccio, vediamo cosa succede. Bellissimo, guarda come lo spinge, lui usa il tronco. Allora possiamo tirare una palla di fuoco su Mini Pekka, torre e Mago di Ghiaccio. Lo Grider è scappato, ragazzi, è scappato lo Grider, invece è stato preso preventivamente dal suo Mini Pekka. Andiamo a mettere il nostro di Mini Pekka, vediamo di deviare il suo invece. Qua non ce la facciamo purtroppo, ma la torre ci pensa lei a colpirlo e il Mago di Ghiaccio non può nulla con un Mini Pekka al 9 che lo va a tirare giù senza nessuna difficoltà. Mini Pekka che sta entrando in questo momento, ma verrà finito sicuramente, esatto, dal Goblin Cerbottaniere. Non abbiamo nessuna fretta, possiamo anche, esatto, troncheggiare, mettere un bellissimo mioschettiere, tira giù il suo Mago di Ghiaccio e andiamo a spingere a destra. Wow, lui gioca una torre inferno incredibile, chissà se l'è sentita o se l'ha giocata di sbaglio o di culo, ma noi senza problemi andiamo comunque ad aiutare lo Grider che va a portare la sua torre a 2043. Bravissimo lui a zappare, c'è un mini che sta entrando, la torre riesce a tirarlo giù, bene così. Mini a sinistra, Golem del Ghiaccio a destra, dovrebbe mettere il Goblin Cerbottaniere, invece decide di mettere la torre inferno. Io non gliela vado neanche a palla fuocare, aspetto proprio che entrino così le truppe. Vabbè, invece gliela palla fuoco perché c'è anche il Mago di Ghiaccio. Mettiamo così un tronco, un moschettiere e lui giocherà la zap, quindi gli mettiamo un Mini Pekka. Esatto, lui ha giocato la zap, Mini Pekka. 4.14 a 15 secondi della fine la nostra torre, mettiamo degli scheletrini, un Golem del Ghiaccio davanti, gli spariamo una palla di fuoco, alziamo le mani al cielo, dovrebbe essere conclusa la partita per me. 2 secondi, 1 secondo e andiamo a vincere anche questo secondo match, in realtà terzo, scusatemi, contro il nostro amico Deadpool. 30 i trofei, risaliamo un pochettino, 4030 baule d'oro e direi, ragazzi, che per oggi è andata abbastanza bene, dai, abbastanza bene. Beh, ragazzi, io vi ricordo le due robine, quelle semplici semplici, di fare un salto sulla pagina Facebook Clash Royale Total War e sul sito internet Supercell Italia Fan, dove troverete un po' di miei video. Noi ci vediamo domani al prossimo video, ciao!